In Napoli si è discusso questa mattina di sicurezza sul lavoro in un incontro che ha seguito per noi Rossella Torre. Vediamo. È stato presentato oggi presso la sala conferenze della Camera di Commercio di Napoli il piano rivolto alle imprese per l'accesso ai finanziamenti e alle agevolazioni per rendere più sicuri i luoghi di lavoro. 25,7 milioni messi a disposizione dal soggetto promotore dell'iniziativa, l'INAIL, in concerto con Consorzio Promos Ricerche, ACEN, Associazione Costruttori Edili e Camera di Commercio Napoli. Fondamentale il ruolo dell'ente napoletano. Presidente, il ruolo della Camera di Commercio risulta ancora una volta fondamentale, accompagnando e sostenendo le imprese in un momento economico così difficile. Sì, non c'è dubbio, noi da tempo abbiamo grandi attenzioni alle questioni della responsabilità sociale di impresa, quindi a un codice etico e quindi anche alle condizioni di sicurezza sul posto del lavoro. E quindi anche quest'anno presentiamo questo bando dell'INAIL che tende ad incentivare le imprese virtuose, abbattendone i costi in misura significativa, e lo facciamo attraverso Promos Ricerche proprio per fare un'azione di divulgazione nel sistema delle imprese sulle opportunità di essere aziende virtuose. La crisi economica rischia di far cadere in secondo piano un tema importante quale quello della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Il fatto della emergenzialità del lavoro non è però, non può essere, e da parte nostra non vuole essere un alibi per mettere in secondo piano le questioni della sicurezza. Anzi, le questioni della sicurezza, proprio perché noi parliamo di responsabilità sociale di impresa, deve essere un punto di riferimento, una stella polare